Buon salve a tutti. Oggi voglio fare questo video che sarà un video della rubrica Persone importanti, dove parlo di personaggi che reputo degni di nota. E il personaggio oggetto di questo video è un inventore che si chiama Hiram Stevens Maxim, che poi vedremo perché è così importante, perché è così degno di nota. Comunque, io sono stato un po' senza far video, non che la cosa vi interessi, perché in pratica mi sto allenando. Sto facendo 100 flessioni, 100 squat e 100 addominali tutti i giorni, come Saitama, perché voglio farmi venire la tartaruga addominale per far colpo sulle tipe. Per ora ce l'ho la tartaruga, ma è girata al contrario. Ok? Detto ciò, partiamo in tromba con quello che è l'argomento del video, cioè Hiram Maxim. Questo personaggio nasce il 5 febbraio 1840 nel Maine. Potete andare a verificare queste cose, non è che me le sto inventando. Ok? Benissimo. È figlio di un meccanico e anche suo fratello in seguito diventerà un inventore come lui. Lui già da ragazzo, da giovane, a 14 anni, va a lavorare. Lavora prima come carrozziere sulle carrozze, non sulle automobili, visto che le automobili sarebbero state inventate nel 1884 da Carl Benz, le vere automobili. Quindi lavora sulle carrozze. E poi lavorerà nelle officine meccaniche di suo zio, Levi Stevens. In seguito lavorerà anche come liutaio e come disegnatore. Nei suoi primi lavori lui si rivela già essere molto abile, molto, molto intelligente, molto bravo e quindi in seguito soffrirà delusioni per l'incapacità nei suoi confronti dei suoi dipendenti, che rispetto a lui appunto non avevano le sue capacità, la sua bravura. Quindi lui comincia già da giovane a inventare, inventa degli attrezzi da barbiere per tagliare i capelli, per arricciare i capelli alle fighe. Poi inventa anche la celeberrima trappola per topi, quella di Tom e Jerry, che è una delle sue invenzioni più celebri. Ma l'invenzione determinante per il suo successo arriverà in seguito. La prima invenzione veramente importante che fa è la lampadina incandescenza. Perché in pratica lui, facendo esperimenti con l'elettricità, scopre che facendo passare la corrente da un filo sottile di materiale resistente ad alta temperatura, per effetto Cherenkov, questo produce radiazioni nel visibile e quindi emette luce, quindi può illuminare un ambiente senza ricorrere al fuoco e ciò rende molto più sicuro l'illuminamento sia a scopo civile che industriale. Che infatti vediamo che le fabbriche antiche avevano vetrate enormi perché non c'erano le lampade e quindi per poter lavorare serviva la luce e quindi servivano delle vetrate enormi, mentre adesso non ce n'è più bisogno perché ci sono le lampade, appunto. Comunque, questa invenzione gli viene trombata da un gran bastardo chiamato Thomas Edisone. Questo tipo era un inventore molto più famoso di lui, che era molto abile nel taroccare i brevetti, nel fregare i brevetti degli altri, e quindi riesce attraverso una disputa legale a fregare il brevetto a Hiram Maxim sulla lampadina e a produrla lui a suo nome, attribuendosi l'invenzione e i soldi che ne derivano. Deteneva sia il brevetto riguardo il processo per fabbricare il filamento conduttivo di carbonio, sia il brevetto per il processo per togliere tutta l'aria, per fare il vuoto dentro il bulbo di vetro della lampadina.
e ciò accredita la teoria secondo cui lui è il vero inventore della lampadina e non Edison. Ok? È noto il fatto anche che Edison è un bel figlio di puttana perché l'ha messa in culo a Tesla con la progettazione delle dinamo della città di New York. Però aveva capito che, a differenza di Tesla, che era un grande genio, ma era anche un pazzo, un cazzaro che si fregava facilmente, Hiram era molto più furbo e molto più pericoloso, quindi, perché era, oltre a essere un grande inventore, era anche molto più abile come uomo d'affari. Quindi Edisone gli viene in mente che deve toglierselo dai coglioni per continuare a lavorare in pace, e quindi gli dice: guarda Maxim, io ti ho fregato la lampadina, però io, per togliermi dai coglioni te, ti mando in Inghilterra, stai lì tipo 10 anni e io ti pago tutto, ti pago la casa, il mangiare, le spese, le puttane, tutto quello che vuoi te lo pago io, basta che mi stai fuori dai coglioni. Benissimo. Allora Maxim dice: vabbè, e va, vai in Inghilterra, e lì, al posto di fare la bella vita come avrebbe potuto fare, si mette lì a lavorare, lavora su varie cose, e lavora anche su motori, su pompe, su altre invenzioni. In particolare, un giorno viene chiamato in una fabbrica di mobili che aveva preso fuoco varie volte. Allora gli chiedono: inventa qualcosa per non far più prendere fuoco. E lui inventa gli spruzzini, quelli che stanno sopra sul soffitto, nelle industrie, nelle abitazioni, negli edifici, per quando qualcosa prende fuoco, il fumo li attiva e lo sputano giù l'acqua e avvisano anche la caserma dei pompieri. Così spengono l'incendio e chiamano i soccorsi. Benissimo, già questa è una grande invenzione. Forse non come la lampadina, ma comunque è una grande invenzione. Sicuramente più della trappola per topi. Non mi ricordo se questa fabbrica era in America o in Inghilterra, ma non è importante. Poi, mentre è in viaggio, a un certo punto si trova a Vienna e incontra un suo amico che conosceva già in America. E a un certo punto questo gli chiede a cosa stesse lavorando, e lui dice: sto lavorando a degli attrezzi elettronici. E allora il suo amico gli dice: guarda, se vuoi fare i soldi, ma veramente i soldi, te devi inventare qualcosa che serve a questi europei del cazzo per ammazzarsi più velocemente. Allora lì c'è il suo lampo di genio, quello più grande della sua vita. Cioè, lui si ricorda che quando aveva 6 anni il suo padre l'aveva portato a sparare e aveva sparato un colpo di moschetto e il rinculo l'aveva sbattuto in terra. Allora gli viene l'idea: visto che si stava lavorando a un'arma che sparasse molto velocemente, a una mitragliatrice, che però non esisteva ancora, esistevano solo quelle a manovella come la Gatling o altre, che di solito hanno delle ciofeche, lui ne vuole inventare una completamente automatica, e quindi baserà la sua idea sullo sfruttare il rinculo dello sparo per caricare il colpo successivo e quindi poter sparare a raffica. Solo tenendo premuto il grilletto si continua a sparare. Quindi tra il 1882 e il 1885 brevetta vari meccanismi, vari sistemi per far lavorare appunto la prima arma automatica della storia, la mitragliatrice Maxim appunto. Quindi questa mitragliatrice, quest'arma lo renderà, è la sua invenzione più importante, che l'ha fatto diventare famoso e gli ha fatto anche quella che gli ha fatto guadagnare di più. La cosa strana è che lui, di solito, gli inventori di armi si dedicano solo alle armi. Per esempio Browning, che era l'altro grande inventore di armi, si è dedicato solo alle armi, mentre lui, Maxim, di solito si dedicava a tutt'altro. Non aveva un interesse particolare per le armi, però, visto che in quel momento la situazione chiedeva tale invenzione, lui si è adattato e ha fabbricato quello che gli richiedeva il mercato. E ciò gli ha dato il suo maggiore successo.
all'inizio non viene accolta proprio con grande entusiasmo la mitragliatrice perché, prima di tutto perché costava un casino, perché tutti i pezzi dovevano essere fabbricati a mano con la lima. Quindi costava un casino. E poi perché, in pratica si contava di più sul numero di soldati nelle guerre coloniali dell'epoca, nelle varie guerre di fine Ottocento. Il successo della mitragliatrice arriverà in seguito con la Prima Guerra Mondiale, ma lui morirà nel 16, quindi non ne trarrà grande beneficio da questo conflitto. Il primo vero grande risultato ottenuto dalle mitragliatrici e nella guerra russo-giapponese del 1904-1905, dove i russi avevano comprato alcune mitragliatrici Maxim, e quando i giapponesi attaccavano a Orda, loro facevano e ne hanno ammazzati migliaia e migliaia con poco sforzo, e ciò ha dato l'idea dell'efficacia di tale macchina. Visto che lui, Maxim, soffriva di asma, di bronchite, di vari problemi polmonari, oltre a essere obeso, aveva inventato anche una specie di pipa per respirare il mentolo. E tutti lo prendevano per il culo perché dicevano che era un cialtrone che cercava di vendere stronzate come le cinture dimagranti, quella roba lì. E allora lui gli ha detto: "Ma scusate, io quando invento la mitragliatrice, che è una macchina della morte, mi dite bravo, e quando invento la pipa per il mentolo che serve a migliorare la vita delle persone invece che ammazzarle, mi dite che sono un cialtrone, cioè decidetevi." Comunque, lui, grazie alla mitragliatrice, ha avuto, oltre ai soldi, anche un effetto collaterale, perché in pratica all'epoca mettere i tappi nelle orecchie per sparare era considerato recchio. Quindi lui, quando collaudava le sue armi nel suo giardino della sua tenuta in Inghilterra, sparava senza tappi e quindi è diventato quasi perfettamente sordo. E lui diceva anche ai suoi vicini di aprire tutte le finestre, perché sennò gli scoppiavano i vetri col baccano che faceva. Ovviamente i vicini, a furia di sentirlo sparare, un po' i coglioni gli saranno girati. Lui, che era americano, viene naturalizzato inglese e poi viene anche conferito il titolo, gli viene anche conferito il titolo di cavaliere del re d'Inghilterra nel 1901. E visto che lui era completamente sordo, quando l'hanno chiamato lì per dargli il premio, l'hanno chiamato più volte e lui rimaneva fermo. E allora alla fine sono dovuti andare lì a tirarlo, perché sennò lui non veniva più, perché non sentiva un cazzo e quindi non si accorgeva che lo chiamavano per dargli il premio. Per inciso. E una volta lui si è lamentato che su un giornale austriaco l'avevano raffigurato lui con la mitragliatrice che sparava, era pieno di soldi che gli scappavano dalle tasche, e sotto di lui c'era una montagna di cadaveri. E dietro c'era la morte con la falce che gli metteva una corona di alloro sopra la testa, gli diceva bravo, e lui col trombone di ottone nell'orecchio gli diceva: "Eh?" Lui è stato anche in Cina, dove ha cercato di vendere la mitragliatrice, e una volta ha fatto vedere una dimostrazione dove, a furia di sparare contro un albero, lo tirava giù. E allora, quando il cinese gli ha chiesto quanto costava la sua macchina, lui gli ha detto il prezzo e le braccia del cinese hanno fatto. E allora gli ha detto al cinese: "Allora, per quel prezzo lì mi conviene usare una scure." Mentre era in Cina, ha modo di esporre le sue filosofie, oltre alla sua capacità tecnica. In pratica lui per tutta la vita è stato un ateo convinto, e lui ha scritto un libro che si chiama Lo Scrapbook, insieme a un cinese che si chiama Liu Chang Hung, mi pare, scusate se lo pronuncio male,
nel quale lui parla del dubbio che hanno i cinesi riguardo agli europei, perché all'epoca la Cina era messa abbastanza male, era, l'impero cinese stava andando a rotoli, era messa peggio dell'Africa, quindi vedevano questi europei che avevano tutte le navi, i piroscafi, i treni, le macchine a vapore, i cannoni, le armi da fuoco, i motori elettrici, tutte queste cose. Allora, da una parte pensavano che erano dei geni, ma dall'altra li vedevano che stavano a sentire tutte le stronzate dei missionari che parlavano di angeli, demoni, folletti, gremlins, troll, goblin, eccetera. E allora erano i cinesi, che sono pragmatici, erano un po' perplessi. E lui appunto dava retta a quello che dicevano i cinesi, perché lui voleva dare idea che gli europei non erano tutti imbecilli come davano a credere i missionari. E lui appunto era un ateo, e questa era l'argomentazione a sostegno della sua scuola di pensiero. Comunque, in seguito lui ha lavorato anche ad altri progetti, come la macchina volante, cioè una specie di aereo, che anche suo padre aveva cercato di fabbricare un elicottero, ma non c'era riuscito, e lui ha provato a fare un aereo, che però usava un motore a vapore alimentato a nafta, che era troppo pesante, e l'aereo insomma non riusciva a volare. È riuscito a staccarsi da terra, però l'ha fatto scendere perché sapeva che sarebbe andato giù come un mattone, e allora ha piantato lì. Poi ha lavorato anche in vari progetti edili, e ha lavorato anche per quello che riguarda le giostre. Ha inventato la giostra, quella dove ci sono le macchinine appese alle funi che gira, e le macchinine si sollevano per la forza centrifuga, e quelli dentro gli sembra di volare, che gli serviva per fare propaganda all'aereo. E quella lì, quella che è la giostra che chiamiamo adesso il calcio in culo, l'ha inventata lui in quell'occasione. Comunque, in seguito, nel 1911, lui abbandona la società delle mitragliatrici con cui lavorava insieme a Vickers, cedendogli tutti i diritti e tutti i brevetti, il quale farà grande fortuna appunto con la Prima Guerra Mondiale, visto che la maggior parte degli schieramenti, sia dell'intesa che degli imperi centrali, facevano riferimento alle sue mitragliatrici. E anche le altre mitragliatrici sì, funzionavano grazie ai brevetti e ai meccanismi inventati da lui. E suo figlio, Hiram Percy Maxim, anche lui, come ho detto, è diventato un inventore. Ha inventato il silenziatore per le armi, appunto per proteggere l'udito di suo padre, anche se l'invenzione è arrivata troppo tardi, visto che ormai era già perfettamente sordo. E poi ha anche scritto delle memorie, da cui è stato tratto un film, appunto su questo inventore, su Hiram Maxim, il vecchio, non il figlio. Mentre anche suo fratello era un inventore, e lui ha lavorato insieme a Hiram alla polvere da sparo senza fumo, perché la polvere nera che usava con le prime mitragliatrici faceva un fumo pazzesco. Dopo una raffica c'era una nuvola di fumo che non si vedeva più un cazzo. E allora hanno lavorato a questa polvere, a questa nuova polvere senza fumo. Poi però sul brevetto c'era scritto H. Maxim, e visto che il fratello si chiamava Hudson Maxim con l'H, non si sapeva di chi era effettivamente il brevetto, e quindi hanno litigato a morte. Alla fine si sono separati completamente, e uno è stato in Europa, Hiram, e l'altro è andato in America, Hudson, e anche questo era tenuto in grande considerazione da Edison. Poi Hudson ha inventato vari esplosivi ad alto potenziale che ha venduto a DuPont, che sono stati usati nella Prima Guerra Mondiale. E quando è affondata Lusitania, questa nave da crociera
nel 17 questa nave da crociera americana, dove c'era su un suo amico che era un poeta, è stata una delle cause che ha fatto entrare gli Stati Uniti nella Prima Guerra Mondiale. È stata silurata da un sottomarino tedesco ed è affondata subito perché era piena di bombe, di munizioni, di artiglieria, di roba da portare all'intesa, anche se ufficialmente gli Stati Uniti erano neutrali. Comunque, per aver colpito dei civili, gli Stati Uniti sono entrati in guerra. E Louis Hudson Maxim ha scritto un libro che si chiama L'invasione degli Stati Uniti, dove parlava della vulnerabilità degli Stati Uniti dal punto di vista militare, perché avevano un esercito abbastanza brancaleonico rispetto alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra, alla Russia. Tanto per farvi capire ciò, gli Stati Uniti avevano tipo 400 mitragliatrici, cioè meno dell'Italia, considerando il fatto che sia Browning che Hiram Maxim, che erano gli inventori delle mitragliatrici più importanti, erano americani. Ciò vi dà l'idea dell'impreparazione che avevano. Comunque poi lui, Hiram Maxim, muore nel 1916, quindi non si gode i frutti delle sue invenzioni che avrebbero potuto fare il grano con la Prima Guerra Mondiale. E viene seppellito appunto a Londra, non mi ricordo come si chiama il posto, non è importante. Ha avuto due mogli, ha avuto anche un amante, mi pare, ha avuto tre figli, gli altri, oltre a Percy, non sono importanti, e basta. E questo era tutto quello che c'era da dire per avere un'idea in soldoni di quello che consiste la storia di questo personaggio. Ah, e comunque è importante da tenere presente il fatto che anche le invenzioni che non hanno avuto successo, i fallimenti, non sono dei veri fallimenti, perché grazie ai fallimenti si ha il feedback e quindi si riesce a migliorare, perché la storia della tecnologia è stata costruita sui fallimenti, tentativi non riusciti che hanno portato a miglioramenti, che hanno portato a sviluppi nuovi. E per esempio, infatti, anche la sua macchina volante non funzionava perché era troppo pesante, però da ciò è riuscito a dedurre che sarebbe funzionato meglio con un motore a benzina invece che con un motore a vapore, per darvi un esempio. Quindi anche quando, lavorando a un progetto, fallite, non dovete abbattervi, ma dovete trarne delle conclusioni per migliorare e andare avanti. Ok, perché è meglio uno che ha sulla groppa 1000 fallimenti e un successo che uno che ha 0 fallimenti e 0 successi. Quindi niente, se il video vi è interessato, vi è piaciuto, se avete imparato qualcosa, potete scrivermelo qui sotto nei commenti, dirmi cosa ne pensate, se avete dei suggerimenti, se avete altri personaggi di cui vi interessa parlare. E quindi niente, e se volete potete iscrivervi, se no potete andare a fare in culo. E detto ciò, noi altri, a Dio piacendo, ci rivediamo come al solito al prossimo video.